ritrovati web spettatori, parliamo ancora del prossimo concorso per i docenti. Migliaia di ricorsi sono pronti presso gli studi legali di parecchie province, mentre il ministro Giannini fa un appello ai sindacati dicendo che le carte bollate non sono una scelta vincente. Da Roma abbiamo in linea l'avvocato Valentina Piraino, ma prima sentiamo l'intervento di un professore precario. Allora, io partecipo al concorso, sono insegnante di seconda fascia abilitato per un obiettivo ben preciso, per partecipare al ricorso a questo concorso inumano che nasce da una legge che, come dicono gli avvocati o dei costituzionisti, è su alcuni punti fondamentali incostituzionale e quindi si sta studiando sotto questo aspetto. Approfittiamo di questa straordinaria opportunità e quanto aggiunge nel suo appello il ministro Giannini. Avvocato, ma perché i docenti precari si rivolgono agli studi legali? Con il concorsone scuola 2016 sta avvenendo un fattore molto anomalo e particolare, perché i primi soggetti lesi dall'emanazione di questo concorso sono proprio i destinatari del concorso stesso, ovvero i docenti abilitati. Questi docenti si sono organizzati in gruppi, si sono rivolti ad un legale proprio per chiedere che questo concorso venga sospeso, venga bloccato. Perché i docenti temono questo concorso? Se non sicuramente la paura di una procedura concorsuale, perché parliamo di soggetti che si provano e si misurano ogni giorno sul luogo di lavoro, spesso anche da anni, ma è proprio questo il punto, parliamo di soggetti che stanno lottando da anni anche attraverso cause e ricorsi per ottenere i propri diritti, soggetti che da anni dovevano stare dentro le graduatorie ad esaurimento e che molto probabilmente oggi sarebbero in ruolo, soggetti destinatari della pronuncia della Corte di Giustizia Europea che dice che devono essere stabilizzati perché per l'abuso di contratti a termine fatti da parte del nostro Stato, del Ministero. Si ipotizza che i partecipanti a questo concorso saranno circa 200.000, mentre le cattedre messe a disposizione saranno circa 64.000. Uno dei grandi problemi di questo concorso è proprio il fattore numerico. I posti messi a concorso non corrispondono al reale fabbisogno. Cosa avremo dunque? Avremo delle cattedre senza professori e dei professori senza cattedre. Questa è la conseguenza sicura che ci sarà. Ma sono proprio necessari questi ricorsi? Sicuramente la voce di questi docenti va portata davanti alle aule dei tribunali. Noi li abbiamo rappresentati da sempre, li abbiamo rappresentati quando gli hanno negato il titolo abilitante, quando gli hanno negato l'accesso nelle graduatorie. Oggi andremo a dire che sono discriminati, che questo concorso li discrimina anche rispetto ad altri soggetti che a parità di titolo, a parità di servizio, oggi sono dentro le graduatorie per una questione di tempo, perché prima di loro hanno fatto ricorso e sono stati inseriti con provvedimento cautelare dentro le graduatorie. Cosa significa questo? Significa che dei soggetti avranno la possibilità di scegliere il doppio binario di reclutamento. Per alcuni, ovvero tutti coloro che parteciperanno al concorso, l'unica cosa che si riserva è la procedura concorsuale. Ringraziamo l'avvocato Piraino. A quanto pare, anche dopo la storica sentenza della Corte di Giustizia Europea, la salvaguardia dei diritti dei docenti precari è ancora in mano ai giudici dei tribunali. Dagli studi di Gilda TV, un saluto. Arrivederci.